attività sociali di altissimo valore. Ne cito alcuni: la scuola di italiano per migranti, la palestra, la polisportiva antirazzista Uppercut, uno sportello legale per migranti di consulenza gratuita. Abbiamo dato ospitalità ad associazioni, a gruppi di persone, a gruppi informali che avevano bisogno di spazi per dare vita alle loro attività, alle loro progettualità. Non ci siamo mai fermati, abbiamo cercato di essere in movimento sempre, perché per noi essere in movimento significa essere vivi, soprattutto in un momento di crisi, in cui tutti i servizi vengono smantellati, in cui le istituzioni fanno finta di non sapere che i servizi alla cittadinanza sono servizi fondamentali, di cui sono le istituzioni a doversi preoccupare, e non il terzo settore, non le associazioni, non i gruppi di persone. Le istituzioni oggi si preoccupano per mettere a posto i conti di bilancio solo ed esclusivamente di tagliare sul sociale, non si sono mai preoccupate di vedere il sociale come una risorsa e il valore che il sociale ha come risorsa. Io credo che la provincia in questo momento dovrebbe fare un passo indietro, credo che lo dovrebbe fare partendo da questa situazione, ma guardando anche quello che sta succedendo in questa città. È una città che di fronte al dissesto finanziario sta distruggendo tutto. E qui mi permetto di fare anche una divagazione sul tema, perché mentre noi manifestiamo qua, a pochi metri da qui, sempre in questa piazza, sono giorni che i dipendenti delle partecipate comunali manifestano per il diritto al lavoro, manifestano per i loro diritti e le loro tutele, ma manifestano anche per i servizi che vengono smantellati dal comune di Alessandria. Io credo che in questo momento tutte le istituzioni dovrebbero avere il coraggio di invertire la rotta.